Crescere nella cultura della sicurezza stradale, imparare le regole ma anche saperle comunicare ai coetanei e diventare registi e formatori di altri adolescenti, aumentando le conoscenze in tema di codice della strada. E questo è il senso del progetto On the Road 2.0, che ha visto la manifestazione conclusiva svolgersi questa mattina presso la Sala Cirillo di Palazzo Matteo. Il progetto, destinato agli studenti dell'area metropolitana di Napoli, è stato promosso dall'assessorato ai trasporti della provincia di Napoli. Presidente Cesaro, la provincia di Napoli stamattina è impegnata in un nuovo progetto di sicurezza stradale. Credo che non è la prima iniziativa in merito alla sicurezza stradale. La provincia di Napoli già ne ha fatte altre e questo dà un significato ancora più importante, perché soprattutto noi stiamo cercando di mandare dei messaggi ai giovani. La provincia di Napoli in merito alla sicurezza stradale ha investito tantissimo anche sulle strade e ha investito tantissimo anche soprattutto su questi progetti. Assessore Pentangelo, ancora un'iniziativa della provincia nell'ambito della sicurezza stradale. Siamo obbligati a continuare in questo genere di iniziative, anche perché purtroppo continuiamo a registrare deceduti sulla strada per questioni di sicurezza stradale. Di pochi giorni fa la perdita di due giovani che purtroppo erano in moto senza casco. Con l'iniziativa di oggi, On the Road 2.0, c'è un chiaro richiamo verso quei meccanismi di comunicazione che i giovani preferiscono, cioè internet, il linguaggio via web, dove i ragazzi possono parlare, confrontarsi e possono anche educarsi l'un l'altro. È importantissimo soprattutto che certe competenze vengano acquisite direttamente nella scuola. È fondamentale che i ragazzi imparino oggi il rispetto delle regole, che imparino quali sono i propri limiti. L'importanza della comunicazione in questo ambito. Fondamentale. Fondamentale utilizzare i mezzi familiari agli studenti, come l'aspetto digitale della scuola, la letteratura, i filmati audiovisivi, che servono sicuramente a questi studenti per fare in modo che essi possano imparare divertendosi. Docenti e professionisti esperti è stato impegnato in 3 mesi di formazione per lezioni frontali, laboratori d'aula, esercitazioni e molta pratica con le tecniche audiovisive.